Ciao a tutte le amiche e gli amici di Infodrons, io sono Emanuele e oggi andremo a recensire un must degli speaker Bluetooth, ovvero le JBL Go, una cassa posseduta dal 90% delle persone e che è molto funzionale, ma andremo a vedere nel dettaglio. Quando acquisteremo la nostra JBL, troveremo direttamente una scatola trasparente dove vedremo già all'interno il nostro speaker. Ora andiamo direttamente ad aprirla e vediamo che cosa troviamo all'interno. All'interno della scatola troveremo un tagliandino con istruzioni e un tagliandino che ci certifica la garanzia del prodotto, un cavetto micro USB per caricare il nostro speaker, di un colore che stona un po' con il colore che abbiamo ordinato, però non è un problema, e il nostro punto principale, ovvero la cassa Bluetooth. Colore blu, mi piace tantissimo, e questa superficie gommata è veramente al tatto molto piacevole. Andiamo direttamente a descrivere il prodotto, dove vi elencherò tutte le sue caratteristiche tecniche e le sue funzioni. Il prodotto lo troverete su Amazon al prezzo ad oggi di 22,99€. Accompagnato da una gamma enorme di colori, veramente tantissimi colori si possono scegliere per questo speaker, e con una media di 4,5 stelle, quindi una media molto alta e tantissime recensioni positive. Lo speaker ha una batteria che ci dà un'autonomia di 5 ore di riproduzione, è dotata sia di microfono per le gestioni delle chiamate in entrata e in uscita e di un collegamento Bluetooth per la connessione con telefoni, tablet o computer. Però presenta anche un'entrata AUX in modo da favorire anche i prodotti che non possono avere un collegamento Bluetooth. È dotata anche di entrata micro USB per la carica e di un appiglio, diciamo così, per metterci un cordino e poterla portare attaccata alla fibbia dei pantaloni o ai passanti dei pantaloni o dove vogliamo, una borsa. Lo speaker è molto semplice, con questo tasto lo andremo a accendere e a spegnere. Con questo qua attiveremo o disattiveremo il Bluetooth, volume meno volume più volume, e questo è il tasto di risposta rapida e di abbasso rapido delle chiamate. Semplicissimo, molto veloce e facile da utilizzare. L'utilizzo della cassa è estremamente intuitivo, basterà andare a premere il tasto di accensione e vedremo il LED lampeggiare, ovvero in questo momento la cassa è in modalità Bluetooth e sta ricercando il dispositivo a cui collegarsi. Ecco qua, ora il dispositivo è stato trovato e la luce sarà fissa e non lampeggerà più. In questo caso la luce fissa o lampeggiante sarà blu quando la cassa non è scarica e quindi avrà batteria buona per poter procedere al suo impiego. Invece, quando la cassa sarà quasi scarica o comunque in carica, vedremo un LED rosso lampeggiante nel primo caso e nel secondo caso un LED rosso fisso fino a carica completata. Per spegnere la cassa basterà soltanto ripremere il pulsante e la cassa si spegnerà. Non posso farvi vedere in video come funziona, diciamo, la cassa, quanto rumore può tirare fuori, diciamo così, come suoni, come potenza di suono, però vi posso assicurare che sono rimasto sbalordito dalle dimensioni di questo speaker e dal rapporto in base alle dimensioni di quanto mi aspettavo potesse essere forte il suono, e in realtà veramente tiene testa speaker anche più grandi di lei. Un prodotto perfetto, ve lo posso consigliare al 100%, mi piace tantissimo e ci sarà un motivo perché lo utilizzano tutti quanti, no? Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa recensione, io vi saluto ricordandovi di mettere mi piace al video,
Se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale e seguire i nostri canali social, ovvero Facebook e Instagram, per rimanere sempre aggiornati sui nostri progetti, i nostri video, i nostri articoli e tutto ciò che concerne il mondo dell'informatica e dell'elettronica. Vi saluto e vi auguro una buona serata, una buona giornata. Ciao!